Paolo Borrometti sarà ospite domenica 25 novembre 2018 a Che Tempo Che Fa, il programma di successo condotto da Fabio Fazio nella prima serata di Rai 1. Il presidente di Articolo 21 presenterà il libro Un morto ogni tanto pubblicato da Solferino, in cui racconta la sua esperienza. Dal 2014 Borrometti vive sotto scorta dopo aver denunciato alcuni intrecci tra mafia, politica ed imprenditoria nella zona tra Ragusa e Siracusa. Una decisione obbligata visto che non solo è stretto da uomini col volto coperto che l'hanno ferito alla spalla, ma anche perché ha rischiato di morire lo scorso aprile durante un agguato per fortuna sventato dai carabinieri grazie a delle intercettazioni. Paolo Borrometti, Un morto ogni tanto, il nuovo libro. Il nuovo libro, pubblicato in questi giorni, è nato dalle continue minacce intercettate durante quest'anno dalle quali si evinceva in modo chiarissimo l'obiettivo di Cosa Nostra, assassinarlo facendolo saltare in aria con una bomba. Per il GIP Giuliana San Marino si sarebbe trattato di un'eclatante azione omicidiaria che, dopo che le indagini, sono riusciti a risalire al clan catanese dei Cappello. Classe 1983, Paolo Borrometti oggi scrive per l'Agilaspia.it continuando la sua missione contro le mafie. Con le sue inchieste ha messo in luce sporchi traffici, segnalano i volti nascosti di alcuni personaggi legati a Cosa Nostra sia nella zona di Siracusa che Ragusa. Ogni tanto un morticello, vedi che serve. Per dare una calmata a tutti. Nelle intercettazioni ascoltate dai carabinieri si comprende subito qual è l'obiettivo di Cosa Nostra, uccidere il giornalista. Nonostante tutto però la sete di verità e giustizia di Paolo Borrometti non si è mai fermata, anzi il giornalista sulla spia. It continua a denunciare da anni gli intrecci tra mafia e politica e gli affari sporchi che fioriscono all'ombra di quelli legali. Il libro racconta inchieste che mostrano un quadro chiaro e allarmante di una mafia sempre sottovalutata, quella della Sicilia sudorientale. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.